Filomena è la terza narratrice della prima giornata. Il tema quindi continua ad essere libero. Il proemio inquadra l'argomento della narrazione, e cioè il senno. È noto come la stupidità conduca nei guai. Non serve parlarne, dice Filomena, ne abbiamo innumerevoli esempi tutti i giorni sotto gli occhi. Ciò che invece si propone la narratrice raccontando questa novella è dimostrare come il senno, l'intelligenza, possa in effetti trarre gli uomini dai guai e metterli al sicuro. Voi dovete, amorose compagne, sapere che siccome la sciocchezza spesse volte trae altrui di felice stato e mette in grandissima miseria, così il senno di grandissimi pericoli trae il savio e ponlo in grande ed insicuro riposo. E che vero sia che la sciocchezza di buono stato in miseria altrui conduca, per molti esempi si vede, li quali non fia al presente nostra cura di raccontare, avendo riguardo che tutto il dì 1.000 esempi n'appaiono manifesti. Ma che il senno di consolazione sia cagione, come premisi, per una novelletta mostrerò brievemente. Giorno gli venne in mente Melchisedec. Questi era un usuraio ebreo che viveva e lavorava ad Alessandria. Il sultano sapeva bene che Melchisedec aveva i denari da potergli prestare, ma sapeva anche che era estremamente avaro e non l'avrebbe mai fatto di sua propria volontà. D'altro canto, il sultano non voleva forzarlo e così si risolse di inventarsi una bella scusa. O per usare le parole di Boccaccio, stringendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo come il giudeo il servisse, s'avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata. Cioè, voleva costringerlo al prestito, ma inventandosi un'ottima scusa, una ragionevole scusa. E fattolsi chiamare e familiarmente ricevutolo, Seco il fece sedere e appresso gli disse: «Valente uomo, io ho da più persone inteso che tu sei savissimo e nelle cose di Dio senti molto avanti. E perciò io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica, o la saracina, o la cristiana». Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s'avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole per dovergli muovere alcuna questione e pensò non potere alcuna di queste tre più l'una che l'altro lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione. Perché, come colui il quale pareva d'aver bisogno di risposta, per la quale preso non potesse essere, aguzzato lo ingegno, gli venne prestamente avanti quello che dir dovesse. E disse: «La familiarità e l'adulazione con le quali il Saladino accoglie Melchisedec contengono nello stesso tempo l'inganno, la trappola che il Saladino gli sta tendendo. Notate quante volte nel testo ricorrono parole come valente, savissimo, veramente era savio uomo, s'avvisò troppo bene e aguzzato lo ingegno. Il punto è questo. L'ingegno è il concetto intorno al quale il Saladino cerca di costruire l'inganno, ma l'ingegno è anche il mezzo con il quale Melchisedec si trarrà d'impaccio». In effetti, interviene la narratrice e chiarisce in che cosa consiste la saggezza di Melchisedec. Se il Saladino, definendolo uomo troppo savio,
riteneva di dire un'esagerazione, la narratrice ci spiega che davvero Melchisedec era un uomo molto saggio, ma la sua saggezza è la saggezza del mercante, è la saggezza di chi riesce a volgere i casi avversi della fortuna a suo vantaggio. E la saggezza di Melchisedec è strettamente legata ad un sapiente uso della parola. In effetti, a questo punto comincia la terza parte della novella, che è un'altra novella, una novelletta all'interno della novella, con un effetto di mise en abyme che porta sulla pagina la meta narrativa. Signor mio, la questione la qual voi mi fate è bella, e da volervene dire ciò che io ne sento, mi convien dire una novelletta, qual voi udirete. A questo punto, Melchisedec si fa narratore di terzo livello e il punto di vista e la focalizzazione diventano ancora più interni. Che novella racconta Melchisedec al Saladino? Beh, racconta di un padre, un ricco padre, che aveva un anello. E quest'anello veniva tramandato di generazione in generazione, di padre in figlio, come simbolo di autorità e come garanzia di legittimità nella successione. Un giorno giunse nelle mani di un padre che aveva 3 figli e che li amava tutti e 3 allo stesso modo. Quando giunse il momento quindi di decidere a quale dei 3 figli consegnare l'anello, non seppe decidersi. Leggiamo dal testo. Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, né sapeva esso medesimo eleggere a quale piuttosto lasciarsi il dovesse, pensò, avendolo a ciascuno promesso, di volergli tutti e 3 soddisfare. E segretamente ad un buon maestro ne fece fare 2 altri, li quali sì furono simiglianti al primiero, che esso medesimo che fatti li aveva fare, appena conosceva qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascuno dei figliuoli. Cosa fa quindi il padre? Fa forgiare altri 2 anelli, esattamente identici al primo. Promette l'anello a ciascuno dei 3 figli e sul letto di morte consegna tutti e 3 gli anelli. Il padre pensa in questo modo di aver risolto la questione, ma ha solo complicato la faccenda, perché in effetti, quando è il momento di decidere chi dovrà ereditare il bene del padre e chi dovrà prendere il suo posto all'interno della famiglia, i 3 fratelli estraggono l'anello. Siamo a questo punto giunti alla terza e ultima parte della novella. Melchisedec spiega l'analogia tra la novelletta del padre e dei 3 anelli e la questione che gli è stata posta dal sultano. Come i fratelli estraggono i loro 3 anelli e sostengono ognuno di averlo ricevuto dal padre e di avere quindi diritto ad essere onorati all'interno della famiglia come primi, come veri eredi, allo stesso modo cristiani, ebrei e saracini ritengono di poter esibire una verità che deriva loro direttamente da Dio e che quindi la loro religione sia la vera religione. Noi non sappiamo quale sia il punto di vista di Boccaccio. A dire il vero, non conosciamo chiaramente il punto di vista nemmeno di Melchisedec o il punto di vista di Filomena, la narratrice di secondo livello. Ecco un esempio, dunque, della modernità della narrativa di Boccaccio. Cioè, Boccaccio non sente la necessità di esprimere chiaramente un giudizio, una morale, lascia al lettore libero di concepire la sua propria morale. Questo riguarda anche, cosa inaudita per il 300, le questioni di religione. La novelletta dei 3 fratelli, dei 3 anelli, non è un'invenzione pura di Boccaccio, si trova anche in una fonte abbastanza recente, il Novellino. Tuttavia la conclusione lì è abbastanza diversa. L'autore lascia intendere che Dio sa, la vera religione, essere quella cristiana. Melchisedec invece dichiara di non conoscere la risposta a questa domanda, che sia una questione su quale possa essere la vera religione ancora tutta da dirimere.
Il Saladino conobbe costui ottimamente esser saputo uscire del laccio il quale davanti ai piedi teso gli aveva, e perciò dispose ad aprirgli il suo bisogno e vedere se servire il volesse. E così fece, aprendo di ciò che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente, come fatto avea, non gli avesse risposto. Il Giudeo, liberamente, d'ogni quantità che il Saladino le richiese, il servì, ed il Saladino, poi, interamente il soddisfece, ed oltre a ciò gli donò grandissimi doni, e sempre per suo amico l'ebbe, ed in grande e onorevole stato appresso di sé il mantenne. L'arguzia salva Melchisedec, lo tira fuori dai guai. Tutto si risolve per il meglio. Il Saladino ottiene il suo credito, lo rifonde completamente quando è l'ora a Melchisedec, inoltre aggiunge moltissimi doni e lo tiene come suo grandissimo amico. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della lettura di questa novella. Novella che parla di un grande uomo, del Saladino e della sua liberalità, della sua magnanimità, ma che parla soprattutto di industria, arguzia, ingegno, tutte qualità che si esprimono con un abile uso della parola.